Buongiorno a tutti, sono arrivato ora a Morbegno, dove sono ospite delle scuole di Morbegno, dove proiettano, e vi ho fatto vedere questo bell'auditorium, proiettano Immondezza. Abbiamo un doppio turno, adesso è partita la proiezione, io mi sono allontanato un attimo per l'Envy News di oggi. E non posso, scusate, mi stavo uccidendo. Non posso non parlare di cosa sta accadendo in questi giorni, ma soprattutto di come ne stiamo parlando, di come ne stiamo discutendo e ci stiamo confrontando. Ieri sera ho anche assistito allo speciale TG2, dove c'era l'amico Stefano Ciafani, dove c'era il direttore della Protezione Civile. Ecco, intanto c'è una questione di lessico. Ho sentito fiumi, torrenti assassini, venti sconvolgenti. È evidente che anche il lessico è la semantica, la semiotica, le parole che utilizziamo e come le utilizziamo sono ancora una volta inquinate, sono ancora una volta condizionate da questo pensare che l'uomo sia al centro di qualche cosa. Non è così. L'uomo è un elemento naturale con la sua vita, con le sue modalità, come tutte le società si costruisce delle case, delle città, esattamente come fanno tanti altri esseri viventi. Mi vengono in mente le formiche con le loro città sotterranee, piuttosto che le marmotte nelle nostre montagne o i castori. Noi dobbiamo concepirci in questo modo, facciamo delle cose e a un certo punto o siamo capaci a interpretare le variazioni e le mutazioni di ciò che sta attorno a noi o ne subiamo giustamente le conseguenze. Quindi non è il torrente o il fiume assassino, ma il torrente che si riprende un suo pezzo perché la sua energia, la sua forza deve sfogarsi. Certo, a questo proposito mi augurerei che i ministri della Repubblica imparassero qualche concetto di idraulica, qualche concetto di governo forestale non devono necessariamente essere dei tecnici, anzi credo che ci debba essere una differenza tra chi è chiamato a governare e chi ha i saperi tecnici. Chi è chiamato a governare si rivolge ai saperi tecnici per risolvere i problemi, o meglio per prevenirli. Da questo punto di vista faccio un po' fatica a non esprimere il mio pensiero rispetto a alcune esternazioni nella giornata di ieri. E vorrei far presente che non è un alberello nell'alveo del fiume a creare i problemi che ci sono stati, quanto piuttosto per esempio i 9 morti in Sicilia, dove al posto dell'alberello c'era una casa. Gli alberelli, per esempio, dipende dal tipo di alberello. I salici o altri alberi che hanno una certa flessibilità della chioma, perché lì sono nati e lì sono abituati a stare, al contrario sono utili al governo idraulico dei fiumi, perché sostengono e rinforzano gli argini, perché aumentano quella che in idraulica si chiama la scabrezza, e quindi ossigenano l'acqua e la rallentano. Uno dei problemi che noi abbiamo è che vogliamo che l'acqua se ne vada via il più rapidamente possibile. E questo però è un problema, perché aumentando la velocità, in caso di impatto, il danno è al quadrato della velocità. Ecco, quindi magari prima di fare certe affermazioni varrebbe la pena documentarsi o chiedere a chi ne sa di più, ma soprattutto vedere cosa è già successo e imparare dalla storia, non solo dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista umano e sociale. Io ho avuto la fortuna di fare l'amministratore, chiamato dall'allora sindaco Enzo De Maria, ad Alba nel 1997, dal 97 al 99, nell'epoca della ricostruzione post-alluvionale del 94.
Il 94 l'ho vissuto da cittadino come tanti, spalando fango, ma una cosa mi porto nel cuore e la ricordo molto bene: una grandissima unità, una grandissima solidarietà, una grandissima unione al di là delle differenze culturali, sociali e politiche. La Ferrero è rinata perché i più alti dirigenti spalavano il fango insieme all'ultimo degli operai. Alba è rinata perché il sindaco era accanto all'ultimo abitante delle case popolari. Questo al di là di qualunque differenza sociale, economica, culturale, politica. Forse varrebbe la pena che chi governa oggi impari da questa lezione. E Alba in fondo è stata la prima città in Italia ad applicare seriamente la 225, la legge che prevedeva i piani di protezione civile. Abbiamo pagato troppo salato anche noi il conto di non aver adempiuto e applicato quella norma. Poi siamo stati, dopo quell'esperienza, i capofila in tutta Italia, insegnando a più di mezza Italia come ci si organizza con la protezione civile. Ecco, se posso dire, rivolgetevi ad Alba, che c'è ancora molto da insegnare. Ciao ciao!